Buongiorno a tutti dal CRAS, il centro qui dell'azienda sanitaria. Sono venuto a prendere i pannoloni per mia madre, però volevo farvi vedere che meraviglia questo tappeto di cotone, sembra tutti i semini dei pioppi, perché poi se questo fine settimana piove, oggi è venerdì 26 maggio 2023, ore 14:30. Ho fatto una corsa e ho finito il turno di lavoro perché qui chiude alle 14:30 appunto. Guarda che bello. Una volta ci venivo spesso a passeggiare perché qui è tutto piano. Però lì era aperto, perché lì c'era la Casa Rossa, cioè molto più su la Casa Rossa, ma poi inopinatamente hanno chiuso il cancello e da lì si poteva fare un bel giro, cioè da qua, che adesso purtroppo è chiuso, ecco Casa Rossa. Sì, era aperto e uno entrava, sulla sinistra c'è una casa abbandonata, ma io credo che si possa anche raggiungere via Maggini, il Pinocchio, e di qua invece si poteva arrivare alla posatura, quindi tavernelle, eccetera. Smarrito un gatto. Righetto. In zona cupa, c'è un video fatto in zona cupa, a volte arrivava fino in fondo al campo, rimane in linea d'aria col CRAS. Poverino. E non l'ho capita perché poi adesso è sempre chiuso, sempre perennemente chiuso. Ecco Casa Rossa, che poi è a distanza qua di parecchio. Hanno messo questo palo, accesso forse perché non volevano che la gente venisse a passeggiare, però c'è un video dove facevo un bel pezzo di strada qui nelle campagne, perché poi si perde nelle campagne, andatelo a vedere perché quello è una sorta di reperto, considerando che adesso qui non è più accessibile e chissà quando, non se, perché sicuramente tornerà accessibile, prima o poi. Ma magari tra 50 anni, 100 anni, prima o poi verrà modificata tutta, o per volontà dell'uomo o della natura, tutte queste reti verranno eliminate. Ma potremmo non essere in vita per allora. Quindi se volete vedere questo documento storico di come è adesso, il video avrà 3, 4, 2, 3, forse era prima del Covid. E niente, volevo farvi vedere il tappeto di pioppi. Vi saluto e magari poi farò un video più corposo. Peccato che non si può girare la videocamera, nel senso il verso. Ecco, diciamo così.